Buonasera, speriamo che al terzo tentativo ci riusciamo ad andare in diretta. Chiedo subito di avere dei riscontri sull'audio, perché non dovrebbe essere tutto ok. Ok, perfetto. Dopo due false partenze, visto che ci occupiamo anche di Formula 1, abbiamo fatto il pit stop, adesso è tutto ok, ripartiamo, siamo in diretta, abbiamo fatto un cambio gomme, ma siamo rigorosamente pronti a darvi tutte le ultime notizie sul calciomercato del Cosenza Calcio, sempre dal DOT, sempre da Pianeta Cosenza, speciale pillole di calciomercato, sempre con Luigi Perrotta, con Biagio Giorno e con Daniele Cianfora. Buonasera, allora, dove siamo? Siamo al Morrison Pub via Macallè, buonissime birre, buonissimi panini, vi invitiamo ovviamente a condividere la diretta sui social e farci tutte le domande che riguardano le ultime novità di calciomercato, perché saremo pronti ad esaudirli. Io ancora non vedo la diretta, ma è un problema del mio telefono, per fortuna. Condividete, noi attendiamo ovviamente di dare le informazioni che riguardano il Cosenza Calcio. Il Cosenza Calcio che diciamo si sta muovendo sul mercato che inizia ufficialmente l'1 luglio, ma che vede già un Cosenza che ha dei movimenti, dei colpi in canna da questo punto di vista, e quindi cercheremo di dare tutte le ultime notizie che non riguardano solo le entrate ma anche le uscite, perché si parla di movimenti che potrebbero riguardare anche delle uscite che potrebbero essere anche importanti per il Cosenza, e ne parliamo subito con Pier Giorgio. Ovviamente intanto chiedo a tutti i nostri web spettatori di darci delle indicazioni. Più domande ci arrivano, vi risponderemo a tutte le vostre curiosità. Allora tecnicamente le ufficialità non possono essere ancora date, però ci sono dei movimenti veramente molto vicini ad essere concretizzati nel Cosenza Calcio. Li vogliamo un attimo riepilogare. Sì, partiamo dalle certezze che in questo momento, dopo aver fatto l'ennesima verifica, sono tre in casa Cosenza. Uno è il portiere Gori, che arriverà dalla Juventus. L'anno scorso è stato il portiere del Como per larga parte della stagione prima dell'infortunio, poi ha ripreso la titolarità nei pali nell'ultima parte di campionato, quindi Gori andrà sicuramente a prendere i gradi da titolare, e quindi si giocherà il posto con Matosevic, però nell'idea tattica di Dionigi e Gemmi Gori dovrebbe partire appunto come titolare, e anche perché Vigorito è sempre verso la via di Cagliari. Cagliari, che diamo subito questa notizia, non dire tutto subito, però il Cagliari continua ad insistere per Florenzi e ne parleremo dopo. È notizia, già l'abbiamo data un paio di giorni fa, di D'Urso, quindi il Cosenza ha trovato la formula dell'arrivo sia con il Perugia e sia con il ragazzo, quindi dovrebbe essere un arrivo, usiamo sempre il condizionale perché fin però quando da non c'è da Perugia si dice anche da Perugia parlano di un contratto triennale per D'Urso che verrà qui a Cosenza, quindi a titolo definitivo ha sposato la causa del Cosenza, ci sono tutti i sì, quindi quelli del calciatore, quello del Perugia, quindi D'Urso dovrebbe essere uno dei primissimi nomi ad essere annunciato, così come quello di Meroni, proveniente dal Sassuolo, l'anno scorso 9 presenze con la Cremonese che ha vinto il campionato. Quindi queste sono le tre certezze. Mettiamo leggermente un po' di sale, pepe alla trasmissione parlando di Cavion, perché Cavion al momento ci risulta non trattativa, che è un po' in stand by, perché nelle ultime ore, proprio nelle ultimissime. Sta dicendo tutto, dopo possiamo. No, dico. poi faccio parlare. Un po' alla volta. Sì. Allora, su Cavion c'è stato il rilancio da parte del Vicenza. Il Vicenza, nonostante sia in Lega Pro, ha offerto un ricco triennale a Cavion.
Cavion ci sta pensando, però vuole giocare in Serie B. L'offerta del Cosenza c'è sul piatto, è un'offerta importante, quindi noi crediamo che alla fine Cavion rispetti la parola data, però dobbiamo comunque segnalare questo inserimento importante del Vicenza. Quindi mi blocco, se no parlo solo io pure per la domanda. Queste sono le prime pillole. Poi io... Anche perché ormai praticamente ha detto tutto, no, possiamo chiudere, arrivederci, buonanotte. Ce ne sono notizie, anche perché ci sono parecchie domande. Ha fatto una battuta, volevo approfittare per fare una battuta, perché dice ci sono tanti sì, ma sì. E invece il nostro ex terzino, che la risposta che fine è no, fa? La risposta è no. Insieme a Christoffersen, insieme a Bultam, insieme a quella nidiata proveniente dalla Salernitana, che fine faranno? Abbiamo novità? No, l'unica novità che ho visto è che Christoffersen, sì, l'ha chiesto Castori a Perugia. Non so Castori cosa vede nel biondo centravanti norvegese, però pare che ci sia un interesse del Perugia per Christoffersen. Di Bultan e sì, sinceramente ho perso le tracce. Bellissimo, Luigi De Bartolo entra a piedi unite sulla vicenda Florenzi. Dice Florenzi per Joao Pedro, Viola e Tramoni, e forse, sottolineo, forse si potrebbe iniziare a ragionare. Allora, sicuramente il caso di mercato Florenzi, sì, il caso di mercato. Tutti quanti, cioè Cosenza col fiato sospeso per cercare di capire se Florenzi rimarrà o andrà via. E questo è, a questo punto, in maniera del tutto, come dire, me lo tengo alla fine, dai. Ce lo teniamo alla fine questa notizia di Florenzi, mi tengo un PGG caldo alla fine. Parliamo invece di quell'altro giovane del Cosenza che invece dovrebbe sicuramente senza problemi rinnovare il contratto. Facciamo dire un giovane magari. Dai. Sì, dai, su Villi, sicuramente diciamo... questi sono degli asset che al Cosenza, più che giovani e giocatori. Chiamarli giocatori direi che è anche poco, perché sono proprio degli investimenti che il Cosenza ha fatto in Florenzi quando ha rinnovato il contratto, e in Zilli se e quando lo rinnoverà, ma pare che il rinnovo sia molto vicino. Quindi soprattutto prima si parlava di scambi col Cagliari, ho sentito anche per quanto riguarda un difensore. Io credo che a questo punto il Cosenza, se e quando venderà il gioiellino di Cagliari, di Nuoro, scusatemi, lo farà per soldi, diciamo. Secondo me vorranno un indennizzo, quindi sicuramente il buon Guarascio avrà richiesto questo al suo uomo mercato. Poi chiaramente servirà e ai tifosi non andrà nemmeno troppo storto il boccone se Florenzi dovesse lasciare la Calabria. Certo, la cosa importante sarà, qualora questa opzione dovesse rivelarsi, quella di sostituirlo con un giocatore adeguato e magari altrettanto giovane. Però questi sono discorsi che poi alla fine lasciano il tempo che trovano. A me tocca il duro compito di sostituire Jennifer. Ovviamente non ne ho le qualità fisiche né estetiche, però cercherò di leggere i messaggi che ci arrivano, che sono tanti. Quindi, siccome la trasmissione ovviamente ha una scaletta tutta preparata, quindi diamo spazio ai nostri web spettatori, e ti faccio una domanda che mette subito in difficoltà il nostro direttore, perché io non la so. Ad esempio, si sa la data della prima di Coppa Italia? Quindi ecco. La data precisa non si sa, però siamo in fine luglio, 30-31 luglio, quello è indicativamente il weekend, dovrebbe essere quello, e si giocherà subito dopo il ritiro di Sarnano, una settimana dopo la fine del ritiro a Sarnano, e si giocherà al 99% a Bologna. Allora ci chiedono molti di Camporese. E su Camporese io non sono la persona più adatta a rispondere, anche se io qui vado un pochino più giù e comincio a vedere che, come ogni volta, ritornano puntuali ogni sessione di calciomercati i soliti nomi. E parliamo di Tutino, e parliamo di Lamantia, un po' perché forse non sono più spendibili Calderini e Arcidiacono. però ne è uscito uno nuovo, perché non diamo molto... Invece Marco Alberelli dice: è vero di Liguori, esterno classe 99 che ha fatto 12 gol e 9 assist a campo basso, pare che molti di B lo stiano seguendo. Ma è quel Liguori che è stato già presentato? No, è un altro Liguori, però ripeto quello che abbiamo detto nelle scorse dirette: Gemmi costruirà prima l'ossatura della squadra con giocatori provenienti da Serie A e Serie B, poi nell'ultima parte di calcio mercato completerà la rosa con elementi di Serie C.
che potrebbero essere anche questo Liguori, altri nomi che ho sentito, però in questo momento Gemmi è concentrato sull'ossatura della squadra, quindi quando parliamo di ossatura parliamo di giocatori importanti, giocatori che hanno già giocato in B di una certa esperienza. E è stato fatto il nome di Camporese. Allora, Camporese è un giocatore attenzionato da sempre, cioè dal primo giorno di mercato da parte del Cosenza. Qual è il problema di Camporese? Che il Pordenone vuole monetizzare la cessione. Camporese ha un solo anno di contratto, quindi vuole vendere il giocatore al miglior offerente. Quindi il Cosenza e Gemmi ci stanno provando, magari anche offrendo sia una parte economica e sia contropartite tecniche. Il Pordenone ci sta pensando, è una trattativa che rimane viva, calda, non è entrata ancora nel vivo perché comunque su Camporese c'è stato il sondaggio anche del Modena, di altre squadre di Serie B, e quindi magari possiamo sicuramente dire che Camporese è un obiettivo del Cosenza, però non possiamo dire che Camporese è vicino al Cosenza. È sicuramente una trattativa che si svilupperà nei prossimi giorni, giusto per rispondere a una delle tantissime domande che ci arrivano. Poi qualcuno dice, Gian Maria Molinaro, che saluto, sì, che era da un po' di tempo che non ci seguiva, sì, dice se va via Florenzi sarà un boccone indigesto. Sarebbe molto indigesto. Io l'altro giorno ho avuto un déjà vu, che spero che non si verifichi, questo per rispondere a Gian Maria. Mi è ricapitato in mano il libro scritto da Gabriele Carchidi dopo il fallimento del 2003 e sono passato proprio sul capitolo della cessione di Morrone nel 1999, che chiaramente indispettì molto la tifoseria anche in quel periodo, e potrebbe ricordare quello se dovesse davvero verificarsi questa cessione. Perché? Perché è un calciatore in rampa di lancio, perché è un calciatore che, così come Morrone, in molti dicevano ma rimane, fai un altro anno qui perché potresti spiccare definitivamente il volo e poi andare nel calcio che conta. C'è una differenza però in questo, c'è una differenza secondo me, perché allora Morrone era proprio un prodotto del tuo vivaio, ma un, sì, prodotto anche calcistico cosentino, cioè nel, sì, senso cosentino, mentre Florenzi probabilmente la società che ha richiamato Florenzi è quella che potrebbe far gongolare un po' di più lo stesso calciatore, che è di origine sarda e quindi Cagliari è un appeal importante. Però quello che noi stiamo parlando in questo momento di un'eventuale offerta del Cagliari, secondo me se Florenzi andrà via a fronte di un'offerta importante economica del Cagliari, secondo me alla fine il Cosenza potrà anche non avere la forza di trattenere questo giocatore. Però la cosa importante è che non sia, quello che voglio dire io, un Baez 2.0 che è stato venduto per quella cifra che tutti sappiamo e poi non è stato sostituito a dovere, perché ci può stare che magari una squadra importante come il Cagliari possa acquistare un giocatore come Florenzi, che magari è di prospettiva e che tu magari non riesci nemmeno a trattenerlo a livello economico perché magari è un'offerta troppo alta e che quindi un'offerta irrinunciabile, però a quel punto quei soldi che tu incassi poi almeno in parte devi reinvestirli verso un giocatore di pari livello. Concordo, posso? Allora, visto che ormai abbiamo toccato l'argomento di Florenzi e sono in tanti che ci stanno seguendo e vi ringraziamo per la diretta, io posso anche entrare nel merito delle cifre, perché si parla di cifre importanti. Il Cagliari sta insistendo per Florenzi, all'inizio aveva offerto solo una contropartita tecnica, tale Boccia, che è un difensore della loro primavera, però chiaramente il Cosenza chiede solo soldi. Ora ci sono due strade, perché il Cosenza, l'offerta che in pratica Guarascio vuole per lasciar partire Florenzi è di circa 1,5 milioni di euro, cioè questa è la cifra, il valore che è stato attribuito a Florenzi. Il Cagliari ci sta pensando e non escludo anche una ipotesi, cioè che il Cagliari acquisti il giocatore ma lo lasci maturare in prestito ancora un'altra stagione. Ti ricordi che era stato detto anche di Morrone all'inizio? Sì, allora c'è tra le ipotesi è questa, anche perché il Cosenza non molla la cifra, perché se il Cagliari vuole Florenzi deve dare comunque, è vero che ha fatto il suo primo anno di Serie B, ma è anche vero che il prossimo anno potrebbe ancora lievitare il però suo il discorso che faceva
Luigi è un discorso interessante, perché con un bel gruzzoletto in tasca di 1,5 milioni di euro o 1 milione con qualche contropartita tecnica, Guarascio dovrebbe dare delle risposte, poi un po' come è stato con Baez, cioè la gente a quel punto si aspetta che tu vada a reinvestire sul questo mercato. È chiaro, Daniele, ma dei primi giocatori che stiamo trattando, almeno per quello che so io, giocatori come D'Urso, quando verrà a Cosenza, se dovesse essere un triennale, con un esborso economico sia al calciatore ma sia al Perugia, quindi tu hai dovuto andare a pagare il cartellino di D'Urso, quindi questi soldi i Gemmi, Guarascio li stanno spendendo. C'è Gianmaria che ci dice: Morrone fu, Gianmaria Molinari, fu pagato profumatamente. Florenzi attualmente lo venderesti molto meno di quello che potrebbe valere. Allora si parla, io dico a Gianmaria che lo saluto. Bravo, io saluto a Gianmaria che ci sta seguendo. La cifra che si parla, cioè che il Cosenza ha chiesto, è di 1,5 milioni. Questa è la cifra. Si potrebbe anche chiudere a 1,2 milioni, 1,3 milioni con il prestito di un giocatore del Cagliari, come il Cagliari, già l'ho detto io prima, potrebbe acquistare Florenzi e lasciarlo maturare in Calabria per un altro anno. Stanno vagliando tantissime ipotesi, ma una cosa è certa: il Cagliari, lo possiamo dire, è in forte, fortissimo pressing su Florenzi. Posso fare mia una domanda che qui leggo di Mario Molinari, a parte il non toccare Florenzi, speriamo tutti che rimanga a Cosenza. Ma noi facciamo cronaca. Cioè. 1,5 milioni, e allora guarda, scicito pazzo, ma non ci credo assolutamente. Cioè, il valore di Florenzi è 1,5 milioni o vale di più, secondo voi? Ad esempio, Gianmaria dice poco. Non siamo con l'acqua alla gola, allora, aspettiamo il prossimo campionato. Allora, è un giocatore che comunque è vero che è un patrimonio che è contrattualizzato con il Cosenza, però dobbiamo anche parlare un pochino con la testa e un po' meno con il cuore. Secondo me è un giocatore importante che può valere anche diversi milioni forse di euro in futuro, però in questo momento è sempre un giocatore che ha fatto il suo primo anno di Serie B e lo ha fatto bene, per carità, ha fatto delle partite da migliore in campo e anche da capitano, però stiamo parlando di un ragazzo al primo anno di Serie B. Magari è un calciatore che potrà valere fra qualche anno anche diversi milioni di euro, perché no? Ma perché ha l'età dalla sua parte, ha 20 anni, 21 anni. È una scommessa. Quindi rimarrà comunque una scommessa che però potrebbe anche essere facilmente vinta, perché le qualità le ha e si vedono tutte. Io personalmente ci penserei bene prima di privarmi di Florenzi e Zillo, anche perché sono, così come in quella vicenda Morrone, sono anche un simbolo della tifoseria se dovesse essere proprio il Florenzi di turno a venire da te a dire: guardate che sono io che voglio andare via perché questa occasione non la voglio perdere, l'offerta del Cagliari anche economicamente credo sia molto vantaggiosa per il ragazzo, quindi poi ci sono pure i procuratori che spingono per fare alcuni giochi, quindi non è sempre il Cosenza che magari dice se tu devi trattenere un giocatore controvoglia che deve rinunciare al contratto della vita nella sua città, allora tu ci vai a pensare. Allora, se Florenzi rimane convinto e deciso di dare il massimo anche magari per un altro anno, allora bene, altrimenti a quel punto ti devi fare due conti e devi capire che forse è meglio cedere un ragazzo che qui rimarrebbe contro voglia e sarebbe anche controproducente. Se invece così non dovesse essere, allora io sono per il pugno duro da parte della società e del Cosenza che dica a Florenzi, come a Zilli, rimani qui perché sei la nostra colonna portante. Allora dice Gianluca Mandoliti: Gemmi oggi pomeriggio, quindi ci ha parlato, ha detto che a chiare lettere che Zilli e Florenzi rimarranno con noi, se poi arriva una classica offerta irrinunciabile tutto può cambiare. Bisogna capire qual è il range di valore. Io ho detto che il Cagliari all'inizio ci aveva provato solo con dei prestiti e degli scambi. Il Cosenza ha fissato un prezzo che è 1,5 milioni, quindi se il Cagliari dà i soldi cash a Cosenza, allora questa potrebbe essere un'offerta irrinunciabile, forse una delle primissime plusvalenze dell'era Guarascio, forse solo con Baez. Solo con Baez è riuscito. È su Falcone, è vero, bravo. Con Falcone 500.000 euro, Baez 750, con Florenzi sarebbe 1,5 milioni, parliamo di cifre
già importanti per la categoria. Vabbè, ma noi lo stiamo dando già per... No, no, noi abbiamo dato le cifre, non abbiamo detto che Florenzi andrà via, attenzione, non abbiamo detto che Florenzi andrà via, abbiamo detto che il Cosenza ha fissato il prezzo, che è 1,5 milioni, quindi se il Cagliari lo vuole dovrà sborsare questa cifra. Allora, poi c'è Francesco Riccardi Segno, dice se l'acquisto il Cagliari lo lascia a Cosenza vuol dire che il Cagliari ci ha visto lungo, allora teniamolo noi. Io farei ancora un campionato con il Cosenza, se poi dovessimo fare un campionato importante penso che varrebbe molto di più. Ma sicuramente il Cosenza dovrà fare quattro conti per i giovani, per la legge Melandri, perché sia Florenzi che Zilli sono due giocatori patrimonio del Cosenza, sia in campo ma sia per prendere dei soldini con il minutaggio, quindi fossi in Guarascio io ci penserei bene, anche se è una bella cifra, che poi non sappiamo se il Cagliari... Ma cosa è successo stasera? Il nostro conduttore lo vedo sotto tono. Stai parlando poco perché mi manca però Jennifer. Diamo pure manca Jennifer. Allora diamo pure la notizia che noi l'abbiamo già scritta sul DOT, che nelle prossime ore sarà reso ufficiale anche il rinnovo di Zilli, perché Zilli col suo procuratore si trovano in città per discutere del rinnovo del contratto. Anche Zilli è un nodo spinoso, perché sul ragazzo hanno messo gli occhi non solo squadre di B ma anche di A, io ve lo assicuro, perché ho parlato col suo procuratore, che è un procuratore romano, e quindi Guarascio dovrà blindare anche Zilli, perché c'è il rischio se no a gennaio di perderlo a parametro zero. Quindi noi ci aspettiamo che nei prossimi tre o quattro giorni si arrivi alla fumata bianca con un triennale per Zilli, allora, in modo che se il ragazzo esplode poi puoi stabilire un prezzo equo al suo valore. Allora c'è Domenico Mercurio che dice: mi insegnate che quando viene dato un prezzo evidentemente la cosa è molto vicina alla conclusione, altrimenti sarebbe stato considerato incedibile e non sarebbe stata indicata nessuna cifra. Magari durante una trattativa, no, è chiaro che si voglia fare uscire magari quelli che sono poi i prezzi e le richieste, poi bisogna vedere se queste richieste verranno accolte. A quanto si capisce in questo momento il Cagliari ha fatto solamente dei discorsi per quanto riguarda delle contropartite tecniche al Cosenza Calcio, quindi i prezzi è chiaro che si fanno, perché nessuno non ha un prezzo, insomma. lo so, ma molti... Anche io sono in vendita. Allora, secondo me non è un indizio di cessione imminente il fatto che ci sia comunque un prezzo. Sempre ci dicono Florenzi è un nazionale under 20, il suo valore sarà almeno il doppio, ecco perché non bisogna cederlo. Cioè, insomma, è chiaro che... Ma stiamo parlando nel campo... Stiamo ancora parlando nel campo delle ipotesi, però è giusto informare i nostri web spettatori che c'è questa trattativa in atto. Noi non abbiamo detto assolutamente che Florenzi andrà via, abbiamo detto qual è stata la proposta del Cagliari e qual è stata la controfferta del Cosenza. Cioè il Cagliari offriva solo giocatori e il Cosenza ha fissato un prezzo. Attenzione che, come dice giustamente il nostro Fabio Scarpelli, bisogna capire anche qual è la volontà del calciatore, dei procuratori che stanno attorno al calciatore. Appunto, perché questo... Già l'abbiamo detto, perché spesso i procuratori, non dico che consigliano male, però è chiaro che il Cagliari, per usare una parola, ha un altro appeal rispetto al Cosenza, è una squadra nobile decaduta dalla Serie A, tra l'altro Florenzi andrebbe a giocare nella sua città. Non è di Nuoro. Sì, non comunque. È di Nuoro, ma andrebbe... No, lui mi pare che è di Nuoro. Lui è di Nuoro, non è proprio... Andrebbe nella sua regione. Però seguiremo sicuramente molto da vicino molto questa vicenda, la seguiremo particolarmente con interesse e se capitano ovviamente delle novità ve le daremo come al solito chiaro, in tempo reale per con il Cagliari con gli articoli. 1,5 milioni con il paracadute che viene dalla B non è una grossa cifra da investire, ma assolutamente, quindi probabilmente no, quindi è una magari in una Cagliari che sta vendendo anche Joao Pedro per 10 milioni di euro, cioè, quindi non credo che al Cagliari manchi la liquidità, quindi secondo me bisognerebbe fare un ragionamento, la società dovrebbe capire se è il caso, come non fece, di acquistare magari per 2 milioni di euro che non lo fece il riscatto e poi fu venduta a 7 milioni al Bridge, quindi sarebbe una questione di lungimiranza che non sempre ha fatto rima con questa società. Con Guarascio. Sì. Allora, il discorso qual è? Che adesso potremmo finalmente avere, però cominciamo già a guardare in ottica ritiro, in ottica Sarnano, perché fra oggi il ritiro, il Cosenza parte per il ritiro a Sarnano e andrà con un buon gruppo
rispetto agli altri anni. A questo gruppo potrebbe raggiungersi, perché Pier Giorgio Docet, potrebbero esserci degli annunci già in settimana, potrebbe già arrivare a Cosenza, o meglio a Sarnano, già dalla prossima settimana. Allora, io mi prendo la responsabilità, ma l'abbiamo già scritto con gli articoli. Poi è chiaro che nel calciomercato, lo ribadiamo sempre, fin quando non c'è la firma nero su bianco, però il portiere Gori è una trattativa chiusa da giorni, quella con Meroni la stessa cosa, quella con D'Urso la stessa cosa. Piccoli problemini, come abbiamo detto, per Cavion, legati a un rilancio del Vicenza che avrebbe offerto un ricco triennale in Serie C al calciatore. Il calciatore però ha dato la parola a Dionigi, e quindi non dovrebbero esserci problemi, però è giusto che informiamo i nostri web ascoltatori che c'è questa controfferta del Vicenza. Mi raccomando, rimanete fino alla fine, che poi facciamo una specie di listone finale. Quindi questi non vi quattro, diciamo che... Un'altra birra. Sì, insieme al potrei. Discorso legato a Cavion c'è quello di Jarosinski. No, ma teniamocela per la lista finale. Ti faccio l'illusione finale, va bene, mi fai le percentuali. Vedi che c'è la gola secca, facciamo parlare Luigi. Sì. Luigi, sì. Però io prima di fare poi l'illusione finale, ti invito a ragionare su una cosa. Comunque i profili che sono stati fino adesso ricercati da Gemmi sono profili di calciatori che hanno comunque un certo numero di presenze in Serie B, quindi sì. Da questo punto di vista è un cambio di passo su questo. Però mi permetto un attimino di dissentire, perché D'Urso per esempio fu cercato dal Cosenza già l'anno scorso. Sì. Cavion, se non sbaglio, era stato anche lì in orbita Cosenza negli anni passati. Comunque i calciatori di Serie B sono sempre stati, diciamo, più o meno nell'ottica e in quelle che sono state le parole di Radio Mercato per quanto riguarda l'ambiente di Cosenza. Sarebbe un deciso cambio di passo se questi giocatori venissero ufficializzati. Però, stiamo parlando di trattative se già fatte. Parlando di trattative quasi già fatte, allora qualora dovessero essere ufficializzati, questo sì, questo Gori ti un piace come portiere? Ti faccio una allora domanda. Gori sicuramente è un portiere di Serie B, perché ha giocato l'anno scorso a Como, poi ha fatto anche una stagione da titolare a Pisa, vincendo anche il campionato di Serie C, se non sbaglio. Sì, e poi si è salvato la quindi Gori sicuramente il suo curriculum è positivo, così come quello di D'Urso, che ce lo ricordiamo, ci ha fatto un gol di tacco, poi col Cittadella ha fatto molto bene ed è stato acquistato dal Cittadella prima in prestito e poi riscattato, quindi c'è stata un'ingente spesa del Perugia per quanto riguarda l'ingaggio di D'Urso. Quindi qualora dovessero venire, sì, secondo me c'è questo cambio di passo, però questi saranno discorsi che poi andremo a fare quando effettivamente saranno ufficializzati. Questo sì, diciamo che è di buon auspicio, però il target dei giocatori che si sta cercando, che vengono accostati soprattutto che vengono accostati in maniera piuttosto vicina al Cosenza, ecco. Non sono i classici parlare che poi non si realizzano. Allora, oggi è il 29 giugno, quindi al 31 dicembre, 1 gennaio manca ancora tanto. Ma a Pier Giorgio chiedono, da Cruz a Capodanno poi è arrivato. I famosi allora, lo chiedono davvero, non è che... Su questo nome, da Cruz... Attenzione ai da Cruz, ai cavalli di ritorno, perché comunque da Cruz no, infatti ci vado con le pinze. Da Cruz è un giocatore che sta da Cruz è un giocatore che è stato ufficialmente offerto al Cosenza, perché è un giocatore in esubero dal Parma. Dionigi l'ha avuto all'Ascoli. Diciamo che non è una prima scelta proprio di Dionigi, però il Cosenza sta ragionando anche su questo nome, perché Dionigi comunque col suo modulo molto offensivo, che gioca o con i tre davanti o con i due fantasisti, quindi D'Urso, da Cruz, insomma potrebbero essere giocatori funzionali al loro progetto. Allora c'erano dei giovani tifosi che ci stavano seguendo in diretta e ci hanno beccato e adesso ve lo facciamo sentire in diretta. Vai. Lorenzi non si tocca, è uno dei nostri gioielli attualmente in squadra. Dobbiamo ripartire dai nostri giocatori di proprietà
e dai giovani come lui, Zilli e Sueva che rientra dal prestito. Guarda, ha un futuro. Alziamoci tutti. E condivido il tuo pensiero. Grazie. Come ti chiami? Giovanni. Grazie Giovanni. Quando vuoi ci scrivi, puoi intervenire noi in diretta. Ok. Seguitemi su YouTube, ho un canale YouTube, mi chiamo JoeInfo18. Ok, perfetto. E tu segui il dot ovviamente. Sì. Parlo anche del Cosenza. Grande. Grazie. Ecco, questo è il bello. Giovani, noi siamo vecchi e dobbiamo lasciare spazi ai giovani, quindi è giusto che sia così. Ma stasera ci stanno seguendo davvero in tantissimi. Cioè, nel senso... Prendiamo dal Monte, non da Cruz, che da solo che e da poi, solo alla fine, tornando bello, indietro ad Asensio e da Cruz, probabilmente è stato un bene non essere riuscito a concretizzare l'ho sempre detto, trattativa. Perché... Io l'ho sempre detto, è stato un bene non aver preso da Cruz e Asensio, perché da Cruz è retrocesso con il Vicenza e al posto di Asensio è arrivato un certo Larrivei. Che poi col senno del poi è sempre facile parlare, non avremmo mai potuto sapere che cosa sarebbe successo se fossero venuti a Cosenza. Comunque Giovanni ha spopolato, quindi Gianmaria Chispertazzone, bravo, insomma, Giovanni, il futuro è di Giovanni, noi dobbiamo, siamo andati da poco ma dobbiamo già... Potremmo creare un pianetino, un satellite Cosenza per lui, ecco. una bella partnership con il suo canale YouTube. Vabbè, da domani ci lavoreremo. Sì, assolutamente, siamo aperti a tutte quante. Quando non ci mancano le idee. Le novità, no, continuate a seguirci perché poi chiaramente ci sarà un'altra pillola domenica, poi ce ne saranno mercoledì prossimo, insomma. Ma non vi abbandoneremo. Ma di chiudere? Assolutamente no, anche perché potrebbero esserci delle novità. Alla fine forse un paio di nomi nuovi mai usciti ce l'ho, però allora... da prendere con le pinze, perché fin quando non li verifico ve li do con le pinze, poi magari quando faccio un articolo una cosa diversa. Marco Cairo chiede se dal mondo è Kirill Ananas. Non credo. No, dal mondo, però condivido che a me piace molto, a me piace molto di più dal Monte che non da Cruz, perché da Cruz è vero che è un giocatore che va molto a sprazzi, mentre dal Monte è più continuo. Io lo ricordo a Trapani che ci fece un grandissimo gol, è un bel giocatore sinceramente. Mi sono perso dei commenti, è un mio amico che ci segue da Catanzaro tra l'altro, che ci consigliava, diciamo, Liguori, che quel giocatore del Campobasso, dicendo che è un profilo veramente... Ammetto la mia ignoranza calcistica, non lo conosco. Ovviamente lui auspicava che ci fosse un derby in Serie B anche per quest'anno. Ripropongono la domanda di Garritano. Ti rubo il posto, tanto stasera sei spento perché ti manca qualcuno. Quindi no, infatti, no, lo dicono. C'è una, hanno detto se ci fosse stata Jennifer saremmo stati in 500. Ma è chiaro. Sarà la prossima. Allora, un ritorno di Garritano, utopia. A Frosinone non si è trovato molto bene. Parapim, parapam. Garritano potrebbe tornare, ci chiede Giampaolo Livello. Allora, su Garritano io ripeto quello che è stato detto per Tutino, la Mantia e per i tempi che furono su Calderini e Arcidiacono, cioè il mitico biccio. A Cosenza noi non riusciamo mai a scrollarci di dosso il passato, quindi ritorniamo più o meno sempre con questi nomi, con questi grandi ritorni. Il ritorno dell'anno scorso si è rivelato purtroppo inaspettatamente una minestra riscaldata. E stiamo parlando di Luca Palmiero, che è tornato in pompa magna e non ha fatto e non ha reso sicuramente secondo quelli che erano le aspettative, per cui io con questi grandi ritorni ci andrei cauto. Forse è meglio sempre guardare avanti, anche perché di giocatori ne è pieno il mondo. Io condivido il pensiero di Daniele perché lo dobbiamo dire, anche se è un mio grande amico, però la grossa delusione di questa stagione è stato proprio Luca Palmiero, che è venuto con tante aspettative. Salutiamo Jennifer che si è collegata intanto. Ciao Jennifer, speriamo che sia arrivata a casa visto che dei problemi. Luca Palmiero è stata proprio una grandissima delusione. Poi non sappiamo in questa stagione se il Napoli gli rinnoverà il contratto. Sul giocatore comunque ci sono offerte del Sud Tirol, del Bari, comunque un minimo di mercato ce l'ha, però a Cosenza dobbiamo dire che ha deluso. Allora, continuano ad arrivare messaggi anche su Giovanni. Luigi De Bartolo ci scrive: io all'età di Giovanni non sapevo neanche che cosa fosse un calcio d'angolo. Io sì, ed ero molto meglio di adesso all'età di Giovanni. Poi ho perso grinta. Allora,
io mi faccio da portavoce perché mi stanno arrivando un sacco di messaggi anche privati. Mi scrive anche Ibra, è tornato da Milano e ha fatto Ibra è un dio e può fare tutto. Anche Lukaku è tornato all'Inter, anche Lukaku. Allora, però qua mi arrivano dei messaggi anche privati, non solo sulla pagina. Sì. Mi dicono di far sentire la voce che la città non vuole la cessione di Florenzi, ma l'ha detto anche il ragazzino. Cioè, nessuno vuole la cessione di Florenzi. Però è giusto fare cronaca. Distinguiamo la cronaca dal pensiero personale, l'ho anche detto, per me è un clamoroso errore, anche si va a intaccare quell'entusiasmo che c'è verso queste figure come possono essere Florenzi e Zilli. Ho fatto l'analogia con Morrone, che pure allora si creò una grossa frattura legata alla cessione di Morrone. Forse perché poi però la cronaca dice che c'è una trattativa, anche perché forse per la prima volta da quando c'è Guarascio al timone del Cosenza che abbiamo proprio la sensazione di avere fra le mani un patrimonio importante che magari può anche crescere e diventare un calciatore importante, perché no, anche da Serie A. Quindi anche questo c'è da dire, che non siamo stati negli anni molto abituati a vedere crescere dei talenti in Fiore, casa la, Fiore quindi, l'abbiamo venduto subito in pratica, insomma, però ne è piena la storia del calcio comunque anche di queste situazioni. Cioè, se poi torniamo molto indietro negli anni al passato, Luigi sicuramente non se lo ricorderà, ma l'avrà letto, di Baggio che venne ceduta alla Juventus, Firenze scese in piazza, di tanti altri. E in alcune di queste situazioni storicamente poi l'ascesa in piazza della gente, la rivolta popolare della tifoseria riuscì a bloccare la cessione. Successe in alcuni casi, Kakà, Milan, e poi venne ceduto comunque lo stesso, ma non in quella sessione di mercato. Cioè, succedono ciclicamente e il 99% delle volte poi, nonostante la volontà popolare, poi quello che deve essere, se è il calciatore anche a spingere, se è il procuratore, se deve andare in quel modo, andrà a finire in quel modo. Certo è che anche da questi schermi che noi, tramite i quali noi facciamo cronaca più che altro, però stiamo dicendo che se dovessimo esprimere un nostro personale parere, sicuramente non ci priveremmo mai di Florenzi, ma lo terremmo almeno un altro anno per vederlo esplodere ancora di più. Però vogliamo, bisogna dire, aspetta, concludo una cosa su quello che ha detto Daniele, perché non deve passare secondo me neanche il messaggio del tipo se Florenzi deve andare alla fine andrà. Cioè, secondo me anche il Cosenza gioca un ruolo in questa, in questa situazione. Cioè, dobbiamo anche cercare di capire, Pier Giorgio ha detto bene qual è la deadline del Cosenza, quando e se il Cosenza, quali sono i progetti futuri del Cosenza, cioè se hai la forza. E perché il Cagliari ha la forza contrattuale e il Cosenza no? Perché il Cagliari ha un progetto, ha qualcosa da proporre a Florenzi. Ecco, bisogna anche capire, dico, il Cagliari adesso offre a Florenzi Totti, il Cosenza è in grado di poter pareggiare la Cosenza, Cosenza ha un treno, no, però allora è sotto contratto, però Florenzi ha firmato un contratto spesso sono i procuratori che spingono fiutando l'affare migliore e un ingaggio migliore. Però è chiaro che se un giocatore ha firmato un triennale, nessuno era con la pistola. Cioè, nel senso, Florenzi è un giocatore del Cosenza. Poi, se deve rimanere a Cosenza controvoglia, è chiaro che il Cosenza poi fissa un prezzo. Ma il Cosenza potrebbe anche dire: hai fatto una buona stagione, adesso ti premio un po', ti faccio capire che per me sei un calciatore importante, non ti lascio andare. Insomma, secondo me, io questo mi aspetto dal Cosenza. Poi è chiaro, il Cagliari magari avrà più forze perché non è retrocesso alla Serie A, offrirà degli argomenti sicuramente migliori al calciatore. Però io mi aspetto anche un Cosenza che magari non giochi solamente un ruolo da sparring partner. Io vorrei che il Cosenza cercasse quantomeno di trattenerlo con tutte le forze, per un Florenzi che rimanga a Cosenza ma con la voglia di rimanere. Bravo, e concludo dicendo che Gemmi, a precisa domanda in conferenza stampa, ha detto: Zilli e Florenzi sono due giocatori forti e il Cosenza punterà su di loro. Quindi queste sono state le parole di Gemmi. Poi è chiaro, se veramente dovessero arrivare queste offerte irrinunciabili o il Cagliari alzare la posta, allora poi un altro discorso. A parte che ci sarebbe... Però le parole del DS sono state quelle di trattenere sia Florenzi che Zilli. Il discorso è legato anche a un aspetto secondo me fondamentale, che è il calciatore a Cosenza avrebbe un ruolo principale, sarebbe un giocatore principale
del Cosenza Calcio. A Cagliari potrebbe fare un anno da gregario, un pochino rischierebbe anche questo, la situazione però, di Asensio, però, no, però a volte i procuratori ragionano più non ragionano veramente sulla carriera dei calciatori che hanno, ragionano sull'immediato e questo secondo me potrebbe essere un errore. Beh, io credo che voglio chiudere il discorso. Che cosa sarebbe potuto tornare utile al Cosenza in questo caso? Una maggiore struttura, una maggiore organizzazione. E qui purtroppo, ahimè, devo rifarmi a quella parolina magica che destò tutte quelle polemiche e scatenò quel caos, cioè l'appeal. Allora, se Cosenza è appetibile, allora probabilmente questi calciatori sono disposti ad aspettare un altro anno, altri due anni, perché credono nel progetto. Se vedono un progetto, se vedono una struttura, se vedono un'organizzazione, a dispetto di quello che potrebbe essere il vantaggio economico immediato. Altrimenti vanno dove nell'immediato gli conviene. Allora, ringraziamo ovviamente il Morrison che ci ospita e anche per gli amari che sono appena arrivati. Siamo in diretta. In conclusione possiamo dare, perché sono oltre le 11 stasera, abbiamo no ci facciamo una listina veloce subito. Ritmo, vai, con percentuali. No, perché vai. C'è da dire della situazione degli attaccanti e magari provare a fare qualche nome nuovo. Allora io ti dico dimmi solo la percentuale sì no e poi dici i nomi nuovi. Sì. Andreoni 50-50, perché è un difensore attenzionato, però al momento non c'è stato l'affondo decisivo. Vido, se fosse per il Cosenza sarebbe una percentuale alta, però il giocatore è ambito da diverse squadre, diciamo anche 50-50, perché è un giocatore che piace tantissimo a Gemmi. Cavion diciamo da un 100% che l'abbiamo dato ieri, diciamo 80 per quell'offerta che è arrivata da Vicenza, e il giocatore ci sta pensando. Gori portiere lo possiamo dare al 99,9. Perfetto. Andrea Beghetto non è una pista caldissima, quindi okay. 20%. Meroni 99%. D'Urso 100%. D'Urso diamo sempre il 99%, perché poi ce li rinfacceranno un giorno. Allora. Ma voi avete dato il 100%. Butic. Allora, Butic è un giocatore che il Cosenza è stato inserito in una trattativa, perché il Cosenza dal Pordenone vuole fondamentalmente un giocatore che è Camporese. Sì. Che è Camporese. Nella trattativa di Camporese è stato avviato anche un discorso di Butic, che è un giocatore che potrebbe interessare al Cosenza, diciamo 50-60%. Jarosiski? Jarosiski è un giocatore offerto dalla Salernitana nell'operazione Cavion, però è un giocatore comunque che prende un ingaggio importante. E quindi è un giocatore che piace a Dionigi. Io vi svelo dei piccoli segreti, ho mandato un messaggino al tecnico e Dionigi mi ha proprio risposto: a chi non piacerebbe Jarosiski? Però è un giocatore che bisognerà lavorarci più in là, perché non è di facile soluzione come trattativa, perché c'ha un ingaggio importante. Allora, Florenzi, lanciati sulla percentuale, perché Florenzi potrebbe... dico che al 100% è un giocatore del Cosenza, perché c'ha due anni. Poi se dovesse arrivare quell'offerta irrinunciabile, che parliamo di 1,5 milioni a salire, allora poi il calcio è fatto di tutto, è il contrario di tutto. Però credo che anche per la crescita del ragazzo io consiglierei almeno un altro campionato nel Cosenza. E invece sui nomi nuovi adesso li possiamo lanciare, questi nomi nuovi che avevi... Abbiamo allora, l'ha detto due minuti fa, io non lo so. Ah, questo mi piace. Sì, allora, nomi... Allora, prendeteli con le pinze, perché io sono abituato a verificare i nomi, però uso il pare, quindi pare che il Cosenza abbia chiesto uno o due giocatori a Lecce. Uno di questi è un bel giocatore. Sempre potrebbe bene. Essere finalmente potremmo vedere dei cross. Antonino Gallo, che è il terzino sinistro. Ora non sappiamo se è un bel giocatore.
Ora non sappiamo se il Lecce deciderà di puntare sul ragazzo anche in Serie A come titolare fisso o lasciarlo in Serie B per un altro anno a fare esperienza. È un giocatore bravo, parliamo sempre con le pinze, perché ancora non è una vera e propria trattativa, ma è un piccolo è un piccolo abboccamento, giusto per chiarire con chi ci segue. E poi vediamo se c'è qualcos'altro, così possiamo Antonino Gallo, poi c'è un altro nome, ma ancora non lo faccio, magari mi riserverò in un'altra diretta, però qualora dovesse saltare Vido, che è l'obiettivo primario del Cosenza, il Cosenza a questo punto andrebbe su un nome importante. Quello che posso dire, non faccio il nome, perché poi non faccio il nome per una serie di motivi, però diciamo che è un giocatore forte, che conosce la B e che potrebbe essere un esubero di una squadra di Serie A. Non aggiungo altro perché siamo ai primi abboccamenti, quindi non voglio aggiungere altro. Però qualcuno altro. L'hanno detto, hanno detto Di Mariano. No, Di Mariano no, è un giocatore importante, cioè qualora... Però come mi piacciono questi messaggi dei web spettatori quando vanno poi su il cugino di Florenzi, mi ha detto che, e questo è già merita, che il Cagliari è una polveriera e il cugino deve rimanere a Cosenza. Ma noi ce l'abbiamo, anzi, il Cosenza il segnale l'anno scorso l'ha dato. Ha dato la fascia di capitano a un ragazzo di nemmeno 20 anni, sì. Quindi il Cosenza, quando c'è da bacchettare il Guarasci, è giusto farlo, però la società ha dato addirittura la fascia di capitano a Florenzi. Ma perché l'ha fatto? Non l'ha fatto a caso, l'ha fatto perché Florenzi è un ragazzo che, nonostante la giovane età, ha la testa ben ferma e salda sulle spalle, ha i piedi per terra, e usiamo tutti i modi di dire per intendere, per fare capire che Florenzi è un ragazzo già pronto anche mentalmente. Allora, ti devo interrompere. Intanto nel frattempo sono 150 fissi, fino a mezzanotte. Allora, ci chiedono le percentuali per il ritorno di Jennifer nella prossima diretta. 100%, state tranquilli. Tanto poi Brignola ci hanno chiesto. Non è che Brignola. Brignola è questo... Benevento, non è del Lecce. Gianluca Mandoliti ci parla di questo. Guarda, Brignola. Il nome non lo posso fare perché è una trattativa ancora in embrione. Dico solo che è un nome importante, un nome nemmeno da Cosenza, un nome nemmeno... Cosa? No, il nome tanto non lo faccio, ma non perché... Però qualcuno potrebbe averlo anche fatto. Perché qualcuno ci ha azzeccato. No, vabbè, il nome io... Noi non diciamo chi. Allora, il nome lo faccio perché qualcuno... Vedete gli ultimi messaggi e potrete scoprire. Tra i messaggi ce n'è uno giusto, ora non diciamo... No, ma il nome non lo faccio perché... intavolare una trattativa o parlare con una persona non significa che poi questa persona viene, anzi è un calciatore importante dove c'è mezza Serie B dietro, quindi dire che è un calciatore che viene a Cosenza direi una bugia a chi ci sta ascoltando. No, però attenzione, rispondiamo, scusa pure a Gianluca Rico, sì, voglio bene, ma state facendo tutto voi. Il Cosenza non ha fissato nessun prezzo su Florenzi e ha dichiarato che non lo cederà per quest'anno. Dove l'ha dichiarato? Perdonami Gianluca. Se lo sai tu, a noi non risulta. Il Cosenza però... non ha rilasciato nessun tipo di dichiarazioni. È intenzione del Cosenza quello di trattenere Florenzi addirittura con la fascia da capitano. Però, come ho detto io, poi di fronte a un'offerta che ti fa una squadra con tanti zeri, possono cambiare tanti discorsi. Però devo dire che i nostri web spettatori sono molto attenti. Io non ho fatto, ma loro parlano. Però fra di loro. Mi viene da fare una riflessione: come mai si sente parlare così poco di esterni? Perché sono veramente in pochi, cioè noi stiamo sentendo centrocampisti, difensori. Gallo, magari. Però vedo più centrocampisti, attaccanti, esterni. Vabbè, te lo spiego io perché a centrocampo perché abbiamo proprio dei problemi. Perché anche, in molti ci hanno chiesto anche di un eventuale ritorno di Situm. Allora, con il modulo di Dionigi non servono tanto gli esterni, perché Dionigi di base
gioca con un 4-3-2-1, quindi sono molto importanti le mezzali e i trequartisti. Ecco perché non si sente parlare molto di esterni. Chiaramente sono esterni bassi tutta fascia, come può essere Beghetto, come può essere magari il Gallo che ho fatto io prima, come tanti nomi che usciranno fuori da qui a breve. Che mi piace, che so che è in uscita la Regina, però Dichiara l'ha chiesto addirittura il Catanzaro, ma Dichiara c'ha un... Allora, Dichiara c'ha un ingaggio molto importante, è un calciatore che sinceramente piace uno anche... dei migliori crossatori della serie. Piace anche a me, però Dichiara ha anche un costo e il Catanzaro gli ha fatto un'offerta molto ma molto importante. Questo perché veramente è un buon giocatore. Io so di Rispoli, terzino destro. Allora, i nostri web spettatori continueranno. Allora, nomi chiaramente ne... cioè, allora, se noi dovessimo riportare tutte le telefonate, tutte le trattative che fa Gemmi, allora sarebbero 20 articoli al giorno. Noi pubblichiamo quelli più verosimili, cioè quelli che allora, si avvicinano più alla verità. Credo che... se no trattative, telefonate a centinaia, direi. Credo che possiamo chiudere la diretta. Che dite voi? Non so. Io rimarrei con un anno stop. Siamo fino all'una. Sono le 23:21, diciamo. Credo che... c'è la gente che ti segue, quindi non è che tu che devi fare. Sì, io ringrazio questi 150 pazzi che ci seguono. Però vi ringraziamo, evidentemente anche se siamo un po' sotto i fiumi dell'alcol, è un prodotto che piace alla gente, che tiene compagnia. C'è Marras che sta dicendo prendimi. Allora, Marras è un giocatore che seguito dal Frosinone, è un giocatore attenzionato dal Frosinone così come da molte squadre di B. Ha fatto, nonostante la retrocessione del Crotone, ha fatto bene in quei mesi che è stato lì e quindi Marras sinceramente è un profilo che piace anche a me, ma piace a tantissime altre squadre. Anche se diciamo alla sua età, se non mi sbaglio. Se la memoria non mi inganna, c'ha 28 anni. Non vorrei più, dire una baggianata. Mi ricordo di più. Allora, quanti anni ha Marras? No, io Marras è una trentina, andiamo a vedere Marras in diretta. Nel frattempo, io correggo Marco Cairo che scrive: Arri 12 sono alla Gloria, a Cosenza alle 9. Da anni, insomma, la vigilia di Riccardo Natale. Riccardo Segno dice: ancora è mattina. Franco Misasi: siamo pazzi, ma di voi siete i migliori, vi ringraziamo. Manuel Marras, vedi, c'ho ragione io, 28 anni. Perché è un calciatore del 93, quindi età 28 anni, nativo a Genova. Vedi che anche Alfredo Nardi suggerisce un nome, io prenderei Gianflone. Quando io stavo bene, avevo più capelli, insomma, non ero male in attacco. Chi mi ha visto lo può testimoniare. Anni fa. Somigliava a Tommaso Tatti, perché non si direbbe, ma avevo i capelli lunghi. Allora, c'è un tifoso che suggerisce un nome che mi piace molto, un Giampaolo Oliverio Spalek. È un giocatore che era stato cercato la passata stagione anche da Goretti, poi non se ne fece nulla, però Spalek è un giocatore che se fossi in Gemmi un pensierino ce lo farei. Va bene, facciamo parlare un po' Luigi, sì, vai, Luigi. Nell'attesa della mezzanotte. Sì, stiamo attendendo un pochino tutti con ansia. E vabbè, abbiamo snocciolato un pochino tutti i temi. Non so se è uscito qualche nome nuovo, ma comunque Dybala è libero. Dybala è libero, ma andrà all'Inter. Finito. Allora, c'è qualcuno che dice: ma qual è il nome nuovo? Vedete i messaggi e lo troverete, anche se non l'abbiamo fatto, perché qualcuno l'ha fatto. Anche perché gli indizi ci sono stati, insomma. Ma non è un nome, no, è un abboccamento, attenzione, è un abboccamento, io ci tengo a ribadire. Carlo Aprile con la sua nota ironia ci dice che l'attaccante che cerchiamo è Mello, non credo proprio. Allora, sicuramente però non dovremmo aspettare molto forse quest'anno per averlo rispetto agli standard a cui eravamo abituati, insomma. Va bene. Vuoi o non vuoi, perché quest'anno si comincia il campionato. Comincia il 12 agosto inizia il campionato, il 31 agosto sarà la fine del mercato. E se non ho visto male e la memoria non mi inganna, ci saranno già 4 giornate che si saranno già disputate il 31 agosto. Quindi arrivare
cioè aspettare che passino quattro giornate di campionato per prendere l'attaccante top dell'organico potrebbe essere un rischio non proprio calcolatissimo. Allora io credo che diamo l'appuntamento, perché noi faremo una prossima diretta sicuramente domenica. Poi quando si torna dal mare, domenica sera torniamo dal mare, ci colleghiamo e vediamo se c'è qualche altra notizia, e poi dovremo partire da mercoledì con una striscia, però più o meno e poi random, poi non mi fanno dire nulla se non mi picchiano, però ci saranno delle piacevoli sorprese a luglio, quindi per chi seguirà il DOT sarà una lunga estate. Non aggiungo altro. Va bene, ho bloccato la cabina con delle piombi. Rino Scornavacca chiede: ma la presentazione della squadra? Allora falli tornare diciamo che speriamo che non succedano degli eventi e dei disastri che impediscano, perché ogni anno quando c'è la presentazione succede qualche cosa, e quindi mi auguro che finalmente quest'anno sia l'anno buono per avere una presentazione ufficiale. I primi rumors parlano di una presentazione della squadra subito dopo la fine del ritiro. No, subito dopo la partita di Coppa Italia, che dovrebbe essere contro il Bologna con la squadra qui in città. Quindi i primi rumors, però non sappiamo né location né niente, quindi non ci prendiamo nessuna responsabilità. Vabbè, suggeriamo. Ci sarà un acquazzone sicuramente. Intanto qui al Morrison, che è la location che ci ha ospitato, si sta benissimo e potete venire. E si beve bene. Si beve bene. Cioè, inizia ad esserci anche un leggero. Infatti tutto quello che vi ha detto è frutto dell'arte. Un leggero venticello che riesce a farci stare meglio. Ringrazio Pierpaolo alla regia mobile, il grande Francesco Farina e tutti quelli che ci aiutano, anche quelli che non si vedono ma che ci sono e che ci aiutano. Credo che possiamo chiudere e darvi la buonanotte. Ringrazio per Giorgio Giorno, ringrazio Luigi Perrotta, che forse ho fatto parlare poco, ma diciamo è colpa mia, è normale perché te la devi prendere la parola, e Daniele Gianflone, al quale faccio chiudere da direttore. Non mi permetterei mai. Allora, l'appuntamento l'abbiamo già dato, quindi è inutile. Chiudo io alla Jennifer, se no. No, innanzitutto io vorrei ringraziare, non so se voi l'avete fatto, ma ringraziare davvero chi ci ha seguito ancora, e ci ha dato fiducia in un numero che noi ormai ce lo aspettiamo, dobbiamo essere sinceri, però ci fa sempre piacere sapere che ci apprezzate. Io non ho perso occasione per ringraziare le persone, perché penso che sia la cosa più importante da fare, ringraziare quando c'è il seguito. Anche zio Elio, che ci suggerisce di chiudere con la frase forza Lupi. Ma questo lo faremo senz'altro, però davvero grazie per il seguito, ed è per questo che noi stiamo continuando a fare, per cercare di rallegrarvi un minimo e di informarvi, perché noi lo facciamo col sorriso sulle labbra, ma ci documentiamo, e ve lo possiamo garantire che ci documentiamo, siamo persone, insomma, voglio dire, siamo giornalisti, siamo il DOT, quindi lo facciamo nel nostro stile. Grazie a tutti. E allora chiudiamo, per come ci ha suggerito il grande zio Elio, con un forza Lupi, forza e alla Lupi. Prossima, ciao.